In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: «Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra. Sono venuto a portare non pace, ma spada. Sono infatti venuto a separare l'uomo da suo padre, e la figlia da sua madre, e la nuora da sua suocera. E nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa». Quando Gesù ebbe terminato di dare queste istruzioni ai suoi 12 discepoli, partì di là per insegnare e predicare nelle loro città. La salvezza non si controlla, vince chi molla. Vince chi molla è la bellissima canzone di Nicolò Fabi. Vi invito ad ascoltarla per intero, perché ci dà spunti interessanti per il Vangelo di oggi. Gesù ci invita a lasciare e a lasciarsi andare. Il tener stretto figli, madre, padri, il legarsi al cordone ombelicale delle relazioni umane e perfino l'incapponirsi a controllare la nostra stessa vita ci impedisce di seguirlo pienamente. Interessante quella storiella del viaggiatore che incontra un grande maestro. Lo incontra a casa sua e con un certo stupore nota che il maestro non ha libri in casa. Allora gli chiede: «Ma dove sono tutti i suoi libri?» E il maestro a lui: «E i tuoi?» «Ma io sono in viaggio». E il maestro: «Anche io». Solo se avremo la libertà di lasciare tutto possiamo viaggiare verso il cielo. Per ogni tipo di viaggio, meglio avere un bagaglio leggero.